Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Secondo appuntamento con questa trasmissione Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo secondo Rete 8, dai professionisti passando per il mondo dilettantistico e poi naturalmente i giovani e i cicloamatori. Ne parleremo abbondantemente anche questa sera con gli ospiti che sto per presentarvi. È tornato a trovarci Andrea Masciarelli. Buonasera Andrea. Buonasera. E poi abbiamo il commissario tecnico più vincente di tutte le discipline sportive, non soltanto nel ciclismo, Mario Valentini, commissario tecnico appunto del paraciclismo. Buonasera. Buonasera. Vogliamo ricordare così, per chi non lo sapesse, quanti titoli con il paraciclismo? In totale, un numero. Federazione ciclistica Sì. e i disabili, 70 mondiali e 12 medaglie d'oro paralimpiche. Insomma, numeri da record, davvero, naturalmente l'augurio di andare sempre avanti e di Sempre. sfondare tutti i record. Buonasera, benvenuto a Pierpaolo Addesi. Poi Buonasera a tutti. lui ci parlerà in particolare, non soltanto perché è stato lui il gancio per il commissario tecnico Mario Valentini, perché sapete che, lo abbiamo già detto nella prima puntata, la nazionale paralimpica è tornata per il quinto anno consecutivo a Francavilla al Mare per fare un importante stage. Davvero c'è un feeling ormai bellissimo tra l'Abruzzo, Francavilla al Mare, ma tutto l'Abruzzo e questa nazionale. Buonasera, benvenuto a Tiziano Buonasera a Onesti, tutti. direttore sportivo dell'Aran Cucine, formazione Elite Under 23, molto molto quotata, no? C'è il patron Patron, Umberto Di Giuseppe che doveva essere presente per la verità questa sera, però ha aspettiamo. avuto un piccolo contrattempo e chissà che non ci raggiunga in corsa. Da quest'altra parte il collega di redazione, lui non è un ospite perché è un ospite fisso, sarà sempre qui con noi, almeno lo spero, eh? Se non mi cacci No, sono a tua disposizione. sicuramente Ciao no. Paolo, Enrico buonasera. Giancarli, Buonasera a tutti. buonasera. E poi su una tribunetta ci sono i ragazzi dell'Aran Cucine, alcuni dei ragazzi, poi si presenteranno. E poi abbiamo anche l'accompagnatore ufficiale di questa squadra, il signor Roganti. Roganti. Perfetto, buonasera, Panfilo Roganti. Poi abbiamo due altri illustri ospiti di questa sera, due rappresentanti proprio della Nazionale Paralimpica. Li faccio presentare direttamente dal commissario tecnico, così ci dice anche qualcosa, poi li sentiremo. Fabia Nobile, Fabio Anobile, eccolo quello con i qui, quello capelli senza neri, occhiali, diciamo così. Masini, che lui è arrivato secondo ai campioni del mondo, viene da Ciclocross, mentre Fabio ha avuto un incidente purtroppo in uno stop, un trattore non si è fermato e il ginocchio è fuori, però ha vinto la Coppa del Mondo, E poi sono due medagliato, medagliati alle ultime Paralimpiadi, due sì, bronzi, tutti e tutti e due, due, sì. quindi insomma c'è da raccontare parecchio anche questa sera. E allora cominciamo però con così una piccola analisi, il punto di Enrico Giancarli su quello che è successo anche nella Parigi-Roubaix. Avevamo fatto i nostri pronostici nella prima puntata e poi alla fine ha vinto lui, il più atteso, Anche se io credo il campione che del mondo, no? purtroppo la notizia non sia la vittoria di Peter Sagan, Lo so, perché purtroppo è un'altra. deve passare in secondo piano, ma c'è purtroppo la morte di un giovane corridore di 23 anni che a causa, lo ha detto l'autopsia, di un arresto cardiaco, da capire poi con il tempo le cause dell'arresto cardiaco, ha perso purtroppo la vita. Quindi io credo che un applauso al corridore vada fatto, perché comunque purtroppo la notizia è questa e in secondo piano passa il capolavoro tecnico di Peter Sagan. Noi però qui siamo per raccontare anche la cronaca, Paolo, quindi è doveroso dire come Peter Sagan, poi magari c'era Andrea Masciarelli che era sul posto e ha visto passare i corridori. Peter Sagan ha dato dimostrazione di grande superiorità andando via, sta levando tutti da ruota, raggiungendo la fuga di giornata e portando con sé il campione svizzero che poi ha regolato al velodrome. Che dire Paolo, una corsa importante, la Parigi-Roubaix, una corsa che ha avuto un solo padrone, Peter Sagan, che ha fatto la differenza. Una corsa che probabilmente mi avrebbe fatto aspettare qualcosa di più da alcuni italiani. Trentin purtroppo è stato vittima di alcuni problemi. Gianni Moscon non ha avuto la gamba dello scorso anno.
Mi sarei aspettato di più della Quick Step, ma probabilmente Peter Sagan, magari Andrea che era sul posto ci può dire di più, ha dimostrato di essere talmente più forte che anche la squadra che stava dominando l'inizio di stagione non poteva fare nulla. Questo è l'arrivo al velodromo in due davanti il campione svizzero dietro Peter Sagan che poi ha vinto abbastanza agevolmente, ma lo ripetiamo, quanto successo al giovane corridore belga di 23 anni, credo che debba essere prioritario rispetto a questa volata, perché Peter Sagan di volate così ci è abituato, di corse vinte in questo modo, con questa superiorità ci è abituato, purtroppo ci deve far riflettere quanto è successo al giovane corridore di 23 anni. È la settimana che inizia questa con le Ardenne, si passa dalle prime grandi classiche a quelle delle Ardenne, dove ci sarà l'Amstel Gold Race domenica con la partecipazione della Nippo Vinifantini Europa Vini per l'ultima apparizione di Damiano Cunego. È stata la settimana della quinta grande vittoria stagionale di Marta Sì. Bastianelli. È stata la vittoria ieri alla Freccia del Brabante di Tim Wellens, che non ha esultato ma ha alzato semplicemente il dito in cielo per ricordare l'amico scomparso. È la settimana che precede il Tour of Alps, l'ex Giro del Trentino, con Chris Froome che proverà la gamba per il Giro d'Italia, con Giulio Ciccone, parliamo in chiave abruzzese, che proverà la gamba per il Giro d'Italia. So che Giulio Paolo sta molto bene e quindi punterà alcune tappe. È una grande settimana di ciclismo, ecco, diciamo così, facciamo questa introduzione, ma io sulle qualità, sui dettagli della Roubaix direi di passare il microfono ad Andrea Masciarelli, perché ha visto passare i corridori a pochi centimetri, Andrea Masciarelli, che quella corsa l'ha fatta da protagonista e quindi meglio di me sicuramente può raccontare. Sicuramente tutti gli altri ospiti possono intervenire liberamente quando vogliono. Andrea. Sì, diciamo che è stata una gara condizionata molto anche dal caldo. Io parlavo con Nico Mattan. Lui non si ricordava una Parigi-Roubaix così calda, almeno negli ultimi 20 anni, un caldo così non c'è mai stato. Partita con una lunga fuga già dall'inizio, i complimenti, oltre a Sagan che ha vinto, vanno anche al secondo classificato che ha fatto quasi Lo 250 km di svizzero di ieri. fuga. E Peter Sagan, nonostante aveva una gamba grandissima, non è riuscito a staccarlo sui settori di pavé. E nonostante tutto, ha collaborato fino all'ultimo chilometro senza. Io al posto suo sarei stato più a nota. Quindi complimenti vanno a Sagan, ma anche al secondo classificato che ha fatto veramente una bella gara. Spettacolo, ma è inutile che ve lo dico. Lì il ciclismo è come il calcio qui in Italia. È un'emozione, una festa per qualsiasi persona, non soltanto per sportivi. È un'altra Passaggio cultura, sul possiamo dire, pavé, un'altra cultura sportiva, un'altra diversa, è di una cultura diversa e cultura sportiva. tifosi di tanti corridori con la birra in mano, quindi anche abbastanza brilli, tutti amici, nessuno che litiga, quindi uno sport bellissimo. Andrea, io ho una curiosità sulla Parigi-Roubaix che tu hai fatto, non mi ricordo quanti anni fa, ma l'hai fatta. Ci puoi spiegare la difficoltà nel pedalare in pianura? Perché il palè è pianura, quindi non c'è, direi, in Allora, salita uno e più, però perché si perde la ruota? È come se non fosse pianura? innanzitutto la fatica non è soltanto sui tratti di pavé, ma anche sull'asfalto, perché soprattutto in questi anni non si usano più i copertoncini o i tubolari da 22, da 23, ma si montano 25 o anche 28. Poi la pressione delle gomme non sono più 7,5, 8 atmosfere, ma si mettono a 5,5, massimo 6 atmosfere, quindi anche sull'asfalto normale si fa più attrito. Quando inizia il pavé, il segreto è prenderlo subito forte ed entrare a aggredirlo, altrimenti se entri un po' piano non riuscirai mai a rilanciare la bicicletta. Infatti, se vediamo quando attaccano, quando c'è un attacco, l'attacco inizia da prima che inizia il pavé, altrimenti non riesci a fare l'azione bella lanciata. Oh, Andrea, poi tu ci parlerai, hai vicino a te una bicicletta, in particolare Sì, poi della parleremo sella. di come scegliere la sella adatta e di come Perfetto, posizionarla. perfetto. Commissario tecnico Mario Valentini, se vuoi, qui ci siamo tutti del tu perché è una cosa di famiglia in qualche modo, anche Io perché ci sono conosciamo da tanto tempo. Vuoi intervenire per la su questo posizione, argomento oppure vogliamo no, subito per la partire posizione di con un voi? corridore, cioè Sì. quando, un corridore quando è bello in bicicletta rende. A Sì. vedere Sagan va Bravo. contro le regole, pedala con le gambe larghe e tutto. Però vorrei dire un'altra cosa, siccome io ho uno slogan, dico che in tutti i campi chi resiste alla quantità di lavoro diventa un campione. Quello che è arrivato secondo, la settimana della Roubaix, è andato
in un paese caldo, ha fatto 42 ore di sella. 42 ore di sella. Questo lo sai per certo? Sì, sì, sicuro, è pubblicato. Cioè, questo signore ha fatto 40, ha fatto anche 200, Andrea, 200, 240 240 chilometri. Cioè, tutti si sono fermati, lui no. Il lavoro paga. Il lavoro paga. E Sagan, che il procuratore è un mio ex corridore lombardi, Giovanni, ha detto: Mario, come si allena? Fa paura. Chi si allena da pecore, corre da pecore. Chi si allena da lupi, corre da lupi. E in Italia, purtroppo, con tutti questi preparatori che io, non è che mi becco una querela, ma li chiamo i Vanna Marchi del ciclismo, e io ho incontrato, e c'era presente Fabio, Fidanza, ha detto: nessuno fa più la quantità, fanno tutti la qualità. Se non fai la quantità, ecco, Mosè, il papà, come si allenavano, ragazzi, adesso è tutto i watt. A Roma quando dicono watt dicono un'altra cosa. Sì, significa un'altra cosa. Comunque non è solo in questa disciplina sportiva, anche in altre, diciamo che passa in secondo piano la fatica, l'allenamento, il gesto tecnico. Un nostro corridore che oggi non c'è perché è andato a Firenze, si chiama Mazzone, ha vinto 11 mondiali, lui ha fatto il nuoto, 6 ore per fare 50 e 100 metri di nuoto, 6 ore. Hai detto la differenza che io in 6 ore guardavo una riga, adesso con l'embike io guardo gli olivi della Puglia e tutto. Vedi Paolo, 6 ore. Noi parlavamo della Parigi-Roubaix, quello che ha detto Valentini va sottolineato perché riporta ai vecchi ricordi del ciclismo, quando forse il ciclismo era un po' più passione, un po' meno watt e potenza. Queste sono le immagini che ci ha regalato il nostro Andrea Masciarelli, che era proprio lì a vedere la Parigi-Roubaix. Credo che proprio da queste immagini si capisca il fascino di correre sul pavé. Guardate, guardate che cos'è il pavé visto da vicino. Queste sono proprio di Andrea, fatte sul posto quando stavo per passare il gruppo. Credo che rendano proprio l'idea di cosa vuol dire quando i corridori ti passano a due passi sul pavé e capite perché. Qui mancavano tantissimi chilometri all'arrivo, capite perché il ciclismo è sport nazionale in Belgio. Perfetto, sì, sono delle immagini davvero eloquenti di quanto sia importante. Da poi quando c'è l'audio attivo dà ancora più, sì, più effetto. Più effetto, certo. Più impressione. Uno stadio. Però io volevo tornare da Mario Valentini e poi sentire anche i ragazzi che ha portato, lo stesso Pierpaolo. Perché siete tornati in Abruzzo? Vi piace l'Abruzzo, Francavilla al mare, siamo accoglienti, come si dice? Il comune di Francavilla, grazie a lui, ci fa lo stage gratis. Quindi per convenienza. Importanti. Poi noi siamo legati all'Abruzzo perché la preparazione la facciamo su a Rovere, l'altopiano. Una delle cose, non capisco come mai gli abruzzesi non vengono su a allenarsi da 1200, 1400, 1600 metri. Abbiamo anche qui le montagne. Ma lì c'è un altopiano, c'è stato un comandante all'Italia che si porta la bicicletta su aereo, ha detto non c'è al mondo un altopiano che parte da 1000 metri da Torre in Parte, arriva su a 1600, poi c'è la discesa e tutto l'altopiano 23 km che con la macchina puoi andare a 150 all'ora. Non c'è nessuno. No, andiamo a Livigno, dove andiamo a respirare l'acqua sotto la galleria. Una volta ci si andava per altre cose, ma adesso è meglio... Meglio non indagare poi altre cose. Ma si andava perché era bello. Era bello. Le Livigno c'è una cosa, che si paga poco. 48-50 euro al giorno. Ho capito. Altre parti se ne fanno. Non le manda mai a dire Mario Valentini. No. Siete tornati in Abruzzo per questo motivo, però anche per preparare un po'... No, appuntamenti proprio... importanti, no? E poi anche per incontrare, come avete fatto oggi, i ragazzi, le scuole. Le scuole sono una cosa importante. Oggi hanno raccontato i ragazzi i problemi, perché sono diventati, diciamo, disabili. E alla fine ho detto, avete speso 2 ore di lezione, ma questa è stata una lezione di vita. Perché raccontare lui contrattore, lui per fare un revival... col motocross è agganciato un cerotto, è nato per aria, la moto da una parte, lui da un'altra. Allora facciamocelo raccontare dai diretti, anche le emozioni, le sensazioni, cioè, che hanno vissuto, Abruzzo, non credo per la prima Abruzzo, volta. Ragazzi, però in Abruzzo c'è la passione, Andrea dice, Roubaix, ma in Abruzzo non suona nessuno, cioè rispetto, non perché credo che sono i ragazzi disabili, ma in Abruzzo c'è cultura, io nei corridori abruzzesi, Pia, Masciarelli, una fila, adesso un po' meno, però... per la Russia è stata una grande scuola, grandi società, e poi Umberto
Ti faremo un monumento, pesa un po' troppo, però. Vabbè, comunque, speriamo che arrivi in corsa, chissà. Arrivo, allora, arrivo. Fabio Giancarlo? Giancarlo, ok. Buonasera Giancarlo. E niente, allora, questo incontro con i ragazzi, come è stato? Poi magari ci racconterai anche della tua medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Mi muovo spesso nelle scuole, penso che per portare anche un po' la mia esperienza che mi ha portato qua, ecco, anche se è un mondo bellissimo perché ci troviamo sempre bene. Ecco, io ho fatto parecchi anni di motocross, non sono mai stato uno che stava a casa a guardare la televisione sul divano, ecco, sono sempre viaggiato un po' nel pericolo, ho fatto 5 anni da professionista fino a 23 anni, poi ho smesso per un incidente alla mano abbastanza grave e poi dopo quasi 20 anni i miei figli hanno preso una motoretta, io per seguirli un pochettino mi sono aggregato a loro con una moto. Ed è saltata fuori questa gara a scopo benefico, andare a fare a Torino una gara importante, un'internazionale, dove tutti gli anni si aggregano un po' tutti i campioni del mondo degli anni 70, 80 e 90 e fanno questa vecchia rimpatriata, ecco. E io proprio in quell'occasione mi ero fasciato la mano perché avevo un problema ancora alla mano ancora adesso, e gli ultimi 2 giri alla sera sono stati fatali praticamente. Mi si è attaccato questo nastro all'acceleratore, nel spostare la mano su un salto si è accelerata la moto, mi sono goduto spalla indietro e mi sono rotto 2 vertebre, ecco. Da lì è iniziato un duro travaglio, ecco. Certo. E il tuo incontro invece con l'altra a due ruote, la bicicletta, quando no, è io con è la bicicletta ci sono andato quasi subito, perché quando ho smesso con la moto da cross, praticamente la moto da cross richiede un allenamento molto duro, penso che sia uno degli sport, io ho praticato ciclismo, ho praticato sci da fondo, triathlon, tutto, ma il motocross è uno sport veramente completo, devi essere attivo fisicamente, perciò la bicicletta l'ho fatta quasi subito. Ho fatto parecchie mountain bike, ho corso più di 11 anni mountain bike, facendo anche un buon corridore, ecco, in mountain bike, ecco. E dopo ho conosciuto Mario e sono entrato nel paraciclismo. Hai avuto questa fortuna? Com'è Mario Valentini? Esatto. Per te è una fortuna. Mario, io dico sempre una cosa sola. Per me Mario è un'enciclopedia del sapere. Cioè, noi andiamo ovunque ci muoviamo, lui, siamo a Rio de Janeiro, siamo in America, siamo qualsiasi posto si va, ecco. Lui lo conoscono tutti e poi lui sa tutto. Non ha limiti, Mario. Mario non ho ancora capito il suo limite, ecco. È come un motore che gira sempre, va sempre più su di giri, non so quando finirà, ecco. Cambio l'olio. Cambia l'olio ogni tanto, ma a me piace sempre ascoltarlo perché in mezzo a tutte le sue frasi fatte, dette, c'è sempre qualcosa da imparare. Ecco. Giancarlo, poi torneremo da te. Microfono a Fabio, perché volevo sentire anche da te, Fabio, insomma, buonasera le tue a tutti. Sensazioni, le tue impressioni. Ma allora, io ho iniziato a correre in bici allievo primo anno, dopodiché da junior secondo anno facevo la preparazione invernale, come fanno tutti, anche tuttora. Ero con uno scooter e nel tornare a casa dalla palestra, erano 3 novembre del 2010, quindi 8 anni fa, sono partito da un semaforo. Io abito in Lombardia, Como, prima abitavo un po' più verso Milano, zona abbastanza di campagna. Partendo da un semaforo ero tranquillo, a un certo punto non mi ricordo niente, però sono stato travolto da un trattore per 7-8 metri, dopo ho riportato una brutta frattura alla gamba sinistra e un trauma cranico abbastanza forte. Dopodiché ho fatto un anno di ospedale, riabilitazione, cose varie, e ho riniziato ad andare in bici, diciamo. Cioè, volevo... Chi ti ha dato la forza per, insomma, superare tutto questo? A parte anche la tua giovane età, ovviamente, ha contribuito. Avevo molto. 16 anni, quindi la forza di ritornare, sinceramente, è molto mia mamma, che mi è stata tanto vicino, i miei parenti, i miei cugini. Ma dopo un anno di ospedale volevo rimettermi in gioco. Quando sono andato a fare la visita di Donietta Sportiva mi hanno detto: guarda, te non puoi fare più agonismo. E io sono rimasto un po' così sbalordito, ho detto: ma come? Comunque lo stai facendo agonismo, perché è sì, uno sì, sport dopo, di dopodiché ho conosciuto quindi, Paolo Viganò, che era un ex campione olimpico che correva anche lui nella nazionale paralimpica, e mi ha detto: guarda, ti presento Mario Valentini. Io un giorno sono andato in pista a Montichiari con loro, prima che loro partissero per Londra. Ho cominciato a allenarmi di qua di là e diciamo che adesso faccio parte di questo splendido gruppo. Noi siamo una famiglia. Mario c'è sempre da imparare, come da Pierpaolo e tutti i veterani della nazionale.
io grazie a Dio sono riuscito a ottenere importanti risultati come medaglie d'oro in Coppa del Mondo, medaglie d'argento ai mondiali di bronzo e poi la medaglia olimpica di Rio de Janeiro. Medaglia di bronzo. Non è facile, abbiamo fatto certo. un lavoro molto intenso, però siamo arrivati. Grazie a Fabio Nobile, torneremo anche da te. Intanto sono arrivati altri componenti del gruppo Aran. A questo punto passerei da quest'altra parte in modo che possano posizionarsi sulle tribunette. Allora, Pierpaolo Addesi, il fatto di aver riportato in qualche modo, grazie anche a te, la nazionale paralimpica in Abruzzo è motivo di orgoglio. Poi parleremo anche di questa apertura degli allievi, la corsa di Miglianico che tu hai organizzato, no? Sì, partiamo ormai, dall'azzurro. Diciamo che ormai la nazionale, questo è il quinto anno e il settimo ritiro, perché comunque ce ne sono stati due lo scorso anno qui a Francavilla e un altro a Pineto, quindi niente, ormai è un appuntamento che si ripeterà ormai credo anche nei prossimi anni. C'è un'amministrazione comunale che mi appoggia nelle mie richieste varie, quindi comunque hanno sposato in pieno lo sport come, vabbè, con noi forse hanno sposato anche il messaggio sociale che comunque portiamo, perché questi interventi nelle scuole sono molto importanti. Ecco, loro sono qui da 2-3 giorni, sì. Rimarranno fino a sabato. Fino sì. a sabato, quindi, una settimana. Quindi allenamenti anche oltre a questi incontri con le scuole, allenamenti in strada. Sì, siamo usciti regolarmente tutti i giorni, il tempo ci ha assistito. Delle immagini, credo che questo sia Pineto, Enrico, sì. aiutami sì. tu, dove quindi andate insomma in varie parti dell'Abruzzo, no? E siete sempre accolti con Ma sì, penso che... Hanno dimostrato comunque, anche Pineto ha dimostrato appunto tanto calore nell'accoglierci, nel sostenere questa nazionale. Io devo ringraziare sicuramente le varie amministrazioni, devo ringraziare anche loro che comunque vengono con entusiasmo in Abruzzo. Cerchiamo sempre di fare il massimo, perché anche organizzare sembra semplice, ma non è semplice, perché comunque a parole è facile, ma dopo i fatti sono un'altra cosa. Però ripeto, credo che ogni volta che ripartono dall'Abruzzo vanno via sempre soddisfatti, e per me questa è una cosa importante. A proposito di organizzazione, tra poco il 26 ci sarà un appuntamento importante in Abruzzo proprio per il paraciclismo. Sì, il 26 ci sarà il campionato italiano a crono, sempre paralimpico, e nella stessa giornata sarà aperto anche allievi esordienti. Ho voluto questa cosa fortemente, ho trovato nuovamente l'amministrazione comunale di Francavilla che ha scelto tutto naturalmente il percorso. Dove si farà questa Sì, questa si farà a zona centrale di Francavilla, dalla Sirena direzione sud fino a, diciamo, alla seconda rotonda del lungomare, si tornerà indietro, si transita un pezzo di ciclabile e poi si rientra alla stazione per poi riandare di nuovo. Quindi puntatevi questa data, 26 aprile, sì. dalla mattina. No, diciamo 26 maggio, 26 maggio scusate, 26 diciamo maggio. Non dalla mattina, intorno alle 14, diciamo, 14 tutto si svolgerà nel pomeriggio. Sì, tra l'altro, se non ricordo male, c'è invece un'altra prova, quella su strada si svolge altrove, Borgo. Deve aiutare, ecco. No, San Pellegrino. Ah, ecco, non è aggiornato nemmeno il CT, è una cosa grave. È lontano. Quindi perché se ci ricolleghiamo a quello che ha detto prima Masini, che... Sì. Il commissario tecnico sa tutto. Che volta quasi sbaglia pure. Sbaglia pure, perfetto. Tu domani fai 150 km. In più. Perfetto. Tiziano Onesti, allora sono arrivati anche gli altri baldi giovani. Intanto volevo farti, per rompere il ghiaccio, parlare un po' di questa squadra, di questa stagione. Avete già iniziato le vostre corse, ci sono stati già dei buoni risultati. Voi tra l'altro correte soprattutto, perché qui sono poche le gare in Abruzzo, soprattutto fuori regione. Ecco, come sta andando questa stagione, almeno in questo scorcio iniziale? Abbiamo iniziato con la Firenze Empoli e poi a seguire ogni domenica siamo alla fine sempre impegnatissimi fuori. Nelle trasferte, nella logistica. Toscana, Veneto, Emilia, queste ormai sono le regioni che ci coinvolgono nel calendario. Quest'anno ci sono molti ragazzi giovani, e quindi insomma non forse pecchiamo un po' con il risultato, però è normale,
E c'è un po' meno esperienza rispetto agli anni passati. Team composto da quanti? 14, sono 14 ragazzi, 14 ragazzi. Con l'innesto ultimamente del colombiano Gutierrez. Allora facciamo così, presentiamo questi ragazzi che sono una parte. Questi diciamo che sono una parte del... quelli locali, perché la maggior parte pure sono fuori regione. Abbiamo tre laziali, un campano, due ragazzi che sono di, stanno qui in Abruzzo. Allora, il microfono a questi ragazzi che possono presentarsi, potete dire anche qualcosa magari sulla, sulle vostre, sui vostri obiettivi della stagione. Il microfono, avete il microfono? Eccolo qua. Allora. Buonasera a tutti, sono Davide Capodicasa e sono un under 23 di primo anno. E l'obiettivo di questa stagione è accumulare esperienza e fare il più chilometri possibile, cercando di crescere sempre il più possibile in questa categoria. Se vuoi fare tanti chilometri, c'è qui il commissario tecnico Mario Valentini che ti può sicuramente soddisfare. I chilometri. Però credo che anche Tiziano Onesti e gli altri dirigenti. Tiziano. Sì, non ci fanno mancare niente anche dal lato dell'allenamento. Diciamo. Perfetto, grazie. Passa il microfono. Sono Leonardo Sarchiapone. Under 23 di quarto anno e obiettivi per quest'anno non ce ne sono. Ecco, sei un quarto anno, sì. Chiaramente aspiri al grande salto? Diciamo di sì, no? Perché poi i sogni spesso vorrei... tanto bisogna sognare, ma i sogni si possono avverare, no? Sì. Sicuramente. Poi? Niente. Sei timido, va bene, allora passa il microfono sopra. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Paride Crisante, sono anche under 23 del terzo anno. Obiettivi ci sono, cioè raccogliere dei risultati, speriamo che arrivino. Perfetto, hai fatto già, hai esordito in qualche corsa sicuramente, sì, no? Sì, abbiamo iniziato la Firenze-Empoli, abbiamo debuttato lì. E adesso domenica siamo impegnati in provincia di Livorno a la California, non mi ricordo bene la località. Paese di Bettini. Paese di Bettini. A proposito di Paolo Bettini, poi avremo delle immagini, anzi un servizio e poi anche delle immagini, magari le commenteremo insieme ad Enrico, proprio della Gran Fondo Paolo Bettini, una delle più importanti, no, nel panorama italiano. Allora, continuiamo con le presentazioni. Masciarelli Chico, under 23 e quarto anno. I miei obiettivi quest'anno di migliorare sempre di più. Non sei parente dei Masciarelli, però insomma hai il ciclismo nel sangue. Speriamo. Sicuramente. In bocca al lupo naturalmente. Buonasera a tutti. Il colombiano, lo straniero, eccolo. Vai forte come Bernal in salita. Sì, un po'. Amico di Bernal. Sì. Vai forte come lui in salita. Sì, un poco. Poco. Ti piacerebbe andare poco, forte come lui? Non è male. Parte della fondazione di Esteban Chavez, che raggruppa questi ragazzi, poi cercano in Italia. Noi quest'anno abbiamo cambiato da parte Australia, siamo andati in Colombia. Ti faccio allora l'augurio che magari possa succedere come con Landroni, che magari poi rivendete alla Sky il corridore e potete fare tanta cassa, no? Sicuramente, speriamo. Quindi vai forte in salita sicuramente, no? Sì. Quali sono i tuoi propositi in questa stagione? Microfono vicino. Sempre lo veniva dicendo e bueno, haré una bonita temporada acá in Italia. E sempre haré lo mejor de mi in carrera che haga y nada. Perfetto, tra l'altro è uno dei più giovani, no? Classe 99. In che località in Colombia? Soy de Santander. Santander. Io ho fatto la gara più dura della mia vita, la Vuelta a Colombia. La Vuelta una sofferenza allucinante. A causa delle pendenze. Le pendenze, l'altura, noi ero bene, non eravamo abituati. Caldo, ma l'altura 3-4 mila metri. Vedo in forma, Andrea, vedo già molto abbronzato, vuol dire che ti stai allenando tanto. 20 giorni in Colombia e 3 giri d'Italia messi insieme. Dulcis in fundo, uno degli accompagnatori ufficiali per non far torto a nessuno. Allora, Panfilo Roganti. Microfono vicino alla bocca, Panfilo altrimenti Roganti, sì. Panfilo Roganti, accompagnatore di queste. Ma sono ragazzi disciplinati o indisciplinati? No, sono bravi o meno cominciano, bravi? Cominciano ad essere bravi. Abbastanza disciplinati. Grazie a te, in qualche modo.
tanto le riprendo. Dopo faccio parte pure della squadra che c'ha mio figlio. Spigaurea. Ah, perfetto. Spigaurea che ha partecipato alla corsa allievi di Pierpaolo Addesi, poi ne parleremo. Quindi c'è il doppio incarico, no? Beh, funziona spesso e volentieri così in Italia. Certi consigli che il vada a allenare in settimana. Ecco, ma cosa fa in concreto l'accompagnatore di un team under 23? Si occupa di tutto. Tra fare la colazione la mattina, preparare le cose al tavolo, preparare le biciclette, quelle che gli mancano, ci sta certi che vogliono dei massaggi, si fa un po' di tutto. Factotum, lavi le biciclette, pulisci le macchine. È una bella responsabilità, lo so. No? Però dalla stazza che c'è non è che lavora tanto. No, così sembra, però. Vi sbagliate. Sono il primo che mi alzo la mattina. Quello sicuramente. Alle 5 la mattina. Perché devi avere il quadro della situazione sotto mano sicuramente. Grazie per il momento anche a Panfilo Roganti. Noi ci prendiamo una breve pausa e poi torneremo sempre in diretta con i nostri ospiti in studio. Amici Monamur, questa trasmissione che Rete 8 intende dedicare al ciclismo è la seconda puntata, il secondo giovedì. Torno da Andrea Masciarelli, che adesso può illustrarci in qualche modo anche uno dei motivi per cui è presente qui in trasmissione, ovvero ci parlerai della scelta della sella ideale e di come montarla. Esiste intanto una sella ideale? Diciamo che ci avviciniamo alla comodità, non la perfezione, poi in bicicletta, dopo 3, 4, 5 ore di bicicletta può capitare che dà un po' fastidio, però cerchiamo di posizionarlo in maniera corretta. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere su che tipo di bici montare la sella, su una bici da strada, da mountain bike, da triathlon o da crono. È importantissimo è la larghezza. Si misurano le ossa ischiatiche del ciclista in base alla larghezza, quindi le ossa che stanno sotto il bacino, in pratica l'appoggio maggiore che abbiamo sulla sella per farci stare belli fermi con il bacino, e in base alla larghezza delle ossa ischiatiche andremo a scegliere la larghezza della sella, se da 130, 140 o 150 mm. In genere le donne hanno una sella più larga perché hanno le ossa ischiatiche più larghe, e gli uomini in base alla stazza si va a scegliere la larghezza. Importantissima oltre alla larghezza è anche la forma, se prendere una sella piatta, se ad esempio facciamo una flessione e vediamo che con la schiena siamo molto elastici, in quel caso andremo a scegliere una sella più piatta. Se viceversa la schiena diciamo che è più rigida, quindi abbiamo una flessione più scarsa, allora andiamo a prendere una sella più curva. Quindi grandezza, forma, altro. Sì, la flessibilità importante della schiena è molto importante. Non so, magari il materiale? Non lo so. Materiale, sì, ci sono carbonio, fanno vari tipi di materiali, però quello che conta diciamo che è la larghezza e la forma, quello che conta è più. Quindi larghezza e forma sono fondamentali. Poi una volta viste queste caratteristiche, scelto la sella, l'importante è saperla mettere e metterla giusta, perché se noi abbiamo trovato la sella giusta, poi la montiamo in maniera errata, sicuramente non saremo comodi come dovremmo. Per un ciclista che magari prima utilizzava un certo tipo di sella, quanto tempo si abitua a quella nuova? No, se la metti, se troviamo la sella giusta e mettiamo la posizione corretta, e diciamo che è immediata il miglioramento. La prima cosa importante da fare è sapere a che altezza mettere la sella, quindi si misurano gli arti inferiori, quindi l'altezza del cavallo, si moltiplica per il metodo di No, che è un metodo classico, e il risultato ci dà un'altezza di sella che viene presa dal centro anatomico fino al centro del movimento centrale. Questa diciamo che in teoria ci dà l'altezza più o meno giusta, giustamente è sempre una cosa statica, non è mai la perfezione, perché poi in dinamico riusciamo a capire bene quella posizione anche del tacchetto e varie altre cose. Ecco, nella prima puntata, se non ricordo male, avevi accennato al fatto che non tutti siamo uguali, nel senso che soprattutto le gambe non sono proprio perfettamente uguali. Possiamo avere rotazione del bacino, una gamba più potente. Si tiene conto anche di quello nella scelta della sella? Sì, anche di quello, sì. Poi una volta vista l'altezza, importantissimo è anche l'avanzamento della sella. Se noi abbiamo scelto una sella per appoggiare bene l'ossa ischiatica,
ma la sella la mettiamo tutta arretrata, invece di appoggiare sull'osso ischiatico appoggiamo più sulla parte anteriore, e quindi invece di caricare dietro carichiamo davanti alla prostata, e il problema non l'abbiamo risolto. Forse oltre all'avanzamento, quindi avanzamento, arretramento di chilometri, conta tantissimo anche l'inclinazione della sella. Diciamo che nel 90% dei casi la sella viene messa in bolla, quindi in piano. Se la sella la mettiamo, molte volte succede che quando uno ha problemi alla prostata tende a buttare la sella verso il basso, però facendo così, esiste anche è uscita una circolare da tutti i modelli di selle, se mettiamo la sella troppo in basso, quindi in questa posizione qui, che succede? Che il bacino ruota insieme alla sella, e invece di appoggiare sullo osso ischiatico che carichiamo più davanti, quindi il problema invece di risolverlo lo aumentiamo. Quindi sono tutte diciamo cose che vanno viste insieme. Poi possiamo vedere anche col filo a piombo sullo statico, però diciamo che se lo vediamo in movimento, in dinamico, abbiamo un risultato migliore, però già così riusciamo ad avere una linea di massima, e quindi... Enrico, credo che voglia farti una o due domande, sì, su questo. Diciamo una domanda e una considerazione. La considerazione parte dai miei complimenti al lavoro che fa Andrea con questo tipo di laboratorio che ha nel suo negozio, perché ho provato sulla mia persona quanto un lavoro minuzioso porti nell'immediato degli effetti tangibilissimi, mi si passi il termine. La domanda è... questo lavoro sulla sella, Andrea, è chiaro che se fai un'uscita, due uscite, magari il beneficio non lo vedi subito, ma nell'arco di una stagione con 8-10.000 chilometri fatti, quanto c'è di beneficio su una sella messa a punto con il lavoro che fate voi scientificamente? Ma se una persona è messa male, può aumentare anche del 7-8% il miglioramento. Più che altro, oltre al miglioramento, è anche il comfort che uno ha. Se uno ha la sella tutta buttata in discesa, giustamente carica più sulle mani, ha dolore al collo, oppure se è troppo alto ha più movimento di bacino, può avere problemi nella zona lombare, quindi sono tanti le cose che si possono migliorare. Oltre all'efficienza, diciamo che la maggior parte delle persone che vogliono una sella che gli dà comfort, e poi la prestazione se migliora ancora meglio. Ecco, mentre parlava Andrea, c'era il commissario tecnico Mario Valentini che annuiva, no? Perché evidentemente ha detto delle cose giuste. Le stesse problematiche si Martinello propongono. Ha detto ci sono dei corridori inguardabili. Il sistema che ha detto lui è il migliore che esiste, quello io no. Però Andrea si è dimenticato il coefficiente. Per 0,885. Bravo, 0,885 la sella, ma sì. Quando devi fare un telaio è lo 0,66 sì. O lo 0,65. Un bambino fa lo 0,66 perché crescendo guadagna un anno. Altrimenti il papà ne deve comprare ogni anno due, tre biciclette. Però è 0,65 e lì c'è la posizione. Oggi abbiamo queste macchine che mettono i corridori inguardabili. Cioè, ha detto bene Andrea, andando avanti, e poi l'ha ripetuto alla fine, che caricando la sella, portando la sella in discesa, lavori tutto sulle spalle. Allora c'hai tutto alle braccia, e questa infatti la sella deve essere piatta. Poi diciamo che i macchinari adesso... sono buoni, ma devi anche metterla, diciamo, deve essere anche l'operatore che ti mette bene, un po' di esperienza, un po' di Gimondi tutto. Diceva che tutto, la posizione è bella, solo che quando Gimondi era uno che andava in punta alla sella, poi l'angolo si abbassava di 4 centimetri, allora sto corridore lo mettiamo bene quando spinge a tutta o quando va piano, capito? Perfetto. Sì, giustamente quando... diciamo che quando uno va piano dolore non ne ha, e quando va tutta che si sposta e poi vengono i dolori e cambia la posizione, quindi lì, no? di bisogna vedere quanti chilometri fai, che tipo di sport devi fare, sono tante le cose da vedere. Commissario tecnico, però in questa prima parte di stagione, come commissario tecnico della nazionale, deve vedere qualcosa il commissario tecnico in questi ragazzi, no? Ma una volta sì, quando gli anche Correa padre arrivano. Una volta le posizioni cambiavano in base al lavoro. Cioè il muscolo col lavoro si stende e allora alziamo un po' la sella, cioè si facevano queste cose, adesso non si fa più niente. Adesso i scarpini, un'altra cosa importante è la posizione, se uno c'ha una fitta 46 e uno c'ha 42 ed è chiaro che quest'angolo cambia, allora bisogna sempre ricercare. Però io dico sempre che il più grande allenatore che io ho conosciuto è il corridore. Se il corridore non riesce a capire come si deve allenare, deve cambiare mestiere. Dopo 5-6 anni, Bettini, che abbiamo parlato
pochi secondi fa, diceva: le pulsazioni sono giuste, la pressione è a posto, mi sento bene, perciò posso lavorare. Non ho voglia, torno a casa. Questo è l'intelligenza di un corridore, ed era un corridore intelligente, per quanto gli hanno detto in intervista: hai perso 55 anni facendo il gregario. Sai cosa ha detto? Stando con quelli grandi campioni ho imparato a far corridore. Quindi cuore, testa, gambe, l'ordine qual è? La capoccia. I corridori da qua a qua sono tutti uguali, da qua a qua e cambiano. Perfetto, ecco, dicevo però, prossimo appuntamento importante per questa nazionale, la nazionale paralimpica. Coppa del Mondo a giugno, in Belgio. A giugno, i primi di giugno. Primi di maggio. Di maggio. Di maggio. Partiamo il 29, torniamo il 7. Quindi. No, va bene, dai. Ma poi sì, questi si sanno allenare. Però i corridori fanno male tre cose. Cioè? Le botte, la salita e la salita fatta forte. Un'altra cosa che non si può dire. Non si può dire, non indaghiamo, non indaghiamo. Pierpaolo, allora, vogliamo parlare intanto di questo, di questa apertura, no? Almeno in Abruzzo, della stagione per la categoria allievi. Poi si inserirà anche Roganti, perché con la Spiga Aurea hanno partecipato alla tua corsa. Vedremo anche delle immagini che magari potremmo anche commentarle insieme. Tanto è stata partecipata, è stato un bel successo? Seconda edizione, credo, no? Sì, la seconda edizione, lo scorso anno, diciamo, più partecipazione per via del fatto che non c'erano gare nelle regioni limitrofe, quindi comunque sono state tutte convogliate qui in Abruzzo. Quest'anno quanti partenti? Quest'anno credo 66 partenti. Una settantina. Una settantina, quindi meno partenti dello scorso anno, però forse in quel circuito meglio così, perché c'è una discesa abbastanza importante, una strada stretta in pianura, quindi sono soddisfatto comunque della partecipazione, ero molto più tranquillo rispetto allo scorso anno. Sicuramente, poi tra l'altro questa corsa di Miglianico fa parte di un, sì, di un circuito, è la prima corsa, sì, di un challenge. La prima tappa di un challenge d'Abruzzo, ideato alla fine dello scorso anno su suggerimento di Antonio Dottore, che appunto ha cercato di, abbiamo cercato insieme di unire le forze, quindi abbiamo richiamato un po' di, all'attenzione un po' di società che già organizzavano alcune manifestazioni sul territorio, magari unendoci facciamo, cioè, riusciamo ad avere più forza per allargare anche le manifestazioni, per migliorarle soprattutto, e magari quest'anno sono sei, il prossimo anno diventeranno... Quindi sono sei prove? Sono sei prove, di cui una non darà punti perché sarà la cronometro inserita nel campionato italiano. Spalmate in quanti mesi? Diciamo da adesso fino a settembre. In Abruzzo si farà solo questa corsa, si è già fatta questa corsa? No, in Abruzzo tutte. No, voglio dire, sì, tutte quante in Abruzzo. Sì, a Miglianico la prima, poi ci sarà domenica 22 a Tollo, che organizza la SD Cantina Tollo. E poi ci sarà la volta di Villamagna, se non erro, il 10 giugno. Quindi spalmate in un arco temporale piuttosto, sì, ampio, no? Fino poi a agosto, settembre. Agosto a L'Anno, che è appunto organizzata da Antonio Dottore. E poi nel mese di settembre ho coinvolto anche il Team Go Fast, team dove sono tesserato, che anche loro faranno parte del challenge. Stiamo vedendo proprio le immagini girate in occasione di questa corsa. Qui siamo sulla linea di partenza. Volevo far intervenire da quest'altra parte anche appunto Panfilo Roganti. Voi come siete andati in questa corsa? Il microfono, eccolo lì. Prima cosa non c'ero io, perché stavo con Vabbè, però sapete come siete andati. Andato bene, mi sa che è arrivato undicesimo, una cosa simile. Uno dei vostri ragazzi. Camblone. Mm-hmm. Dopo il resto io nemmeno ho visto il video, perché ecco, allora lo vedi per la prima volta, lo vediamo insieme. Che io sto con Umberto, do una mano in settimana a loro e Umberto non lo posso lasciare perché, certo, altrimenti ti manda via sicuramente. No, non è che mi manda via. Ci tiene che sto con tiene, lui, ci tiene, perfetto. C'ha fiducia forse. Poi si è integrato perfettamente ormai con lui e con questi ragazzi. Ma dopo faccio pure strada per il futuro per loro, andando a fare le altre corse fuori, posso
captare per portare questi ragazzi a correre pure fuori. Allora facciamocele commentare da Pierpaolo queste immagini, sì. Siamo già in piena corsa in qualche modo, poi vedremo anche il vincitore che è un marchigiano, no? Sì, ha bissato il successo dello scorso anno, ha vinto lo scorso anno da primo anno, e quest'anno ha vinto da secondo anno, sicuramente un talento che ne sentiremo parlare in futuro perché ha dimostrato non solo in questa competizione ma anche in altre che ha i numeri. Ripeto, la manifestazione è andata, diciamo, è riuscita diciamo molto bene, soprattutto perché non ci sono state cadute, quindi tutto, tutto regolare. Io magari prendo i meriti perché sono io ad organizzare, ma comunque devo dire che dietro c'è un lavoro di squadra, ci sono tanti amici che mi aiutano e se dovrei elencarli magari stiamo qui fino a domani, perché comunque sono veramente tanti. Quando chiedo un supporto mi stanno vicino e quindi niente, io ringrazio in primis loro, perché senza il loro aiuto sicuramente da solo non farei niente. Io magari butto giù l'idea, cerco di farmi in due, però... Vi ha aiutato anche il bel tempo, no? Sì, dire, è stata una bellissima giornata. Ripeto, Antonio Dottore è stato di grande supporto, Antonio Menicucci è già da qualche anno che collaboriamo insieme, grandissima persona. Menicucci è uno dei responsabili della Federazione Abruzzo, no? Sì, settore giovanile e anche del paraciclismo. Ah, del paraciclismo. Sì. E poi niente, c'è Antonio Di Lizio, insomma tanti personaggi che sono legati allo sport, che sicuramente poi naturalmente anche gli sponsor che ci supportano, perché queste iniziative se non ci sono i fondi non si fanno, quindi ecco anche questo è importante. Abbiamo ricordato, ha vinto un marchigiano, diciamo anche il nome, Gianmarco Garofoli, che si è imposto in una volata ristretta insieme ad altri due, credo, se non ricordo male. Sì, dovremmo avere tre. Anche qui le immagini. Gli altri che hanno battagliato con lui sono Lorenzo Germani e Luca Russo. Il primo degli abruzzesi? Settimo posto, mi credo, pare. De Laurentiis, Giuseppe De Laurentiis della Guarenna, Guarenna. Portacolori della Guarenna, quindi insomma nella top 10 tutto sommato. C'era sì, sono arrivati in tre nei primi 10, c'era sì. Masciarelli ottavo e anche Alessandro, adesso non mi ricordo il cognome. Quindi no, Simone D'Alessandro. E c'era anche Lorenzo Masciarelli, sì. Il nipotino di Palmiro Lorenzo. Ho fatto ottavo. Che tra l'altro è anche fuori forma, perché so che ha avuto un lungo periodo di riposo dopo la stagione ciclocross. Questa è la volata ristretta, la vittoria, ecco qui, braccia al cielo qui per un po'. Garofoli, Gianmarco Garofoli, che come ricordavi tu, Pierpaolo, ha bissato il successo dello scorso anno, quindi insomma è già due volte che questo corridore marchigiano scrive nell'albo d'oro il proprio nome. Complimenti, ovviamente sei già proiettato alla prossima edizione in qualche modo, anche se adesso c'è la nazionale. Io sinceramente ancora non capisco dove sono proiettato, perché è un periodo questo che tra gare, tra lavoro, tra allenamenti è un po', però dai, si va avanti. Adesso sabato c'è la prova dei giovanissimi a Francavilla, quindi dopodomani ci teniamo in attivo, diciamo. Quindi dopodomani, che lo ricordiamo, chiuderà anche, sarà l'ultimo giorno per la nazionale paralimpica in Abruzzo. Tiziano Onesti, quest'Aran che abbiamo detto si è ringiovanita parecchio quest'anno, voi come dirigenti, Umberto Di Giuseppe, il dirigente principe in qualche modo di questa squadra, sarete contenti se in questa stagione? Come sembra, quest'anno è il 44esimo anno. 44 anni? Sì, di attività, quindi... Non è che è chiaro che si cerca il risultato, però può capitare che di non fare il risultato, di non avere le vittorie, però alla fine ci siamo sempre riusciti. Insomma, adesso l'obiettivo nostro naturalmente non è di cercare la vittoria a tutti i costi, è quello di portare i ragazzi. Ecco, qui abbiamo delle immagini che gentilmente hai portato. Sì, questo tu, è il cosa, diciamo, sono? Che sono al ritiro che abbiamo fatto lì all'Hotel Hermitage a Silvi, prende anche il titolare, lo sponsor Aran. La vostra apertura stagionale, esatto, in qualche modo. Noi siamo radunati, abbiamo fatto dei ritiri e abbiamo fatto anche le foto di presentazione. E niente, il problema è che molte volte adesso che qualche problema in più ce l'abbiamo con i nuovi regolamenti, perché essendoci poche gare,
la federazione ci porta a partecipare con delle partenze limitate, cioè praticamente se c'è una sola gara in Italia si possono portare solo 6 atleti, 2 gare in Italia, 8 atleti, 3 si è liberi. Però il problema nasce anche se si è liberi, dopo se ci sono gare limitate sempre a 200 partecipanti e se c'è qualche gara che supera i 200, allora anche dove non c'è più un limite l'organizzatore ti dice di limitare per far partecipare tutti quanti. Purtroppo rischiamo di ogni domenica di lasciare i ragazzi a casa, chi non abbiamo 14 e ogni domenica lasciamo quasi 6 ragazzi a casa, cerchiamo di farli girare a turno. Abbiamo detto che ti sei una squadra molto giovane, c'è sì. Così senza far torto a nessuno una punta di diamante in questi ragazzi, qualcuno che magari... Ma vabbè, ci sta l'unico, diciamo, sta Fabrizio. Se non hai il microfono non si sente, il colombiano indicavi. Però è un primo anno, deve ancora... Sì, già fatto vedere qualcosina. Già sta in buone condizioni. In buone condizioni. Dopo ci abbiamo Tiziano, cosa... Poi c'è Fabrizio Titi, che diciamo che è veterano della squadra, il più esperto, e quindi... Ecco, Titi che l'anno scorso si è imposto a Corridonia. Corridonia, sì. Noi abbiamo anche delle immagini, credo, da farvi vedere, una brevissima clip proprio della vittoria di questo corridore, Fabrizio Titi con la maglia dell'Aran, che... ha centrato questo suo successo personale, che naturalmente, eccolo qui, la sua volata, una volata proprio millimetrica, c'è anche un fermo immagine, ecco. Secondo Mattia Marcelli. Dove ci sta pure questo ragazzo qui, si impegna. Come si chiama? Ricordiamo Crisante. Il nome? Crisante. Quando si impegna? È già una grande cosa, ma tutti si devono impegnare perché altrimenti i risultati del ciclismo non arrivano. Ma sta delle volte si distrae. Bravo. E cos'è che lo distrae? Non lo so, però al ciclismo dilettantistico non è che puoi sgarrare, deve essere un orologio svizzero, cioè quello che il lavoro della settimana, poi il risultato lo vedi la domenica. Là non, finché sei ragazzo, sorriente allievi junior, puoi ancora giocare e correre. Da dilettante deve essere un orologio svizzero, perché un qualcosa che non fai la domenica si vede, quindi è inutile perderci tempo, le cose bisogna farle seriamente per cercare dopo, perché ognuno, l'obiettivo di ogni ragazzo è quello, l'aspirazione di passare professionista, però solo, come diceva Mario, solo col lavoro, alla fine con la passione i risultati arriveranno. Volevo chiedere a Enrico l'impressione così su questa squadra, che come ricordava prima Tiziano Onesti, sono 44 anni che fa attività di questo livello, che è un livello molto importante, quello del dilettantistico, dell'under 23. Vuol dire per Basciarelli, anch'io ho corso con Umberto, insieme a Umberto. Quasi tutti gli abruzzesi in Abruzzo hanno corso passato con tutti lui. Con Umberto. Enrico. Ma io credo che parlare dell'Aran sia facile, nel senso che parlare di questa realtà non dico è scontato, ma comunque è agevole, perché rappresenta il cuore del ciclismo giovanile abruzzese, no? Il ciclismo giovanile che lancia poi professionisti, viene da pensare a Andrea qualche anno fa, Matteo Rabottini, che con voi ha vinto la maglia tricolore, poi ha vinto il Giro d'Italia. Caruso, quindi comunque diciamo che Roberto Caruso, che è un vostro dirigente tuttora, no? È un dirigente dell'Aran, un direttore sportivo. Sì. È un po' come l'allenato Curi nel calcio, no? È un po' una squadra che sicuro. Mi sembra che fece secondo in Colombia il mondiale. È un po' diciamo dove nascono i talenti di domani. Bisogna investire con voi, io sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, a questi ragazzi dico di seguirvi con molto attenzione, con molto interesse, perché hanno una grande fortuna, quella di avere una squadra come voi. Stavo dicendo, le volte parlo come un padre, dice: ragazzi, adesso state o vi impegnate come si deve, se no che state a passare il tempo... Passatelo in un altro modo, in qualche modo, però allora, insomma, fare sport fa sempre bene. A una società che fai
fare dei chilometri e dopo vi ritirate. Poi ti porto anche una mia esperienza personale, Paolo, perché sentivo quanto diceva poco fa il dirigente dell'ARA, nel direttore, che la domenica si rispecchia tutto il lavoro fatto nella settimana. Io non posso che sottolinearlo, perché Pierpaolo lo sa, quando qualche volta, Pierpaolo, l'estate mi metto in mezzo a loro a correre, non mi guardare male Valentini. No. Ecco, perfetto. Mi metto qualche volta insieme con Pierpaolo a correre delle gare comunque di livello alto, e Andrea Masciarelli lo sa. Se la settimana lavori in un certo modo, ti alleni in un certo modo, il sabato e la domenica alla gara rispondi in un certo modo. Se salti una cosa, la gara va necessariamente male a questo livello. Immagino a livello loro, che è un livello semiprofessionisti. Anche mesi di lavoro ci vogliono. Esatto, a livelli più alti diventa proprio un orologio svizzero. Quindi quello che ha detto il direttore credo che vada seguito ai minimi termini. Andrea, non mi guardare storto. Andrea, come è stata invece la tua esperienza? Ma con Umberto, diciamo che io sono passato, il primo anno l'ho fatto con il gruppo sportivo Caneva, e con Gianni Bizzi, che purtroppo è morto, e l'allenatore era Ezio che è morto anche lui. Ezio Piccoli, che è morto anche lui. Solo che quando sono tornato qui con Umberto mi sentivo più a casa, mi sentivo, ti faceva stare bene. Poi sai che cosa, che quando correvi con Umberto sembra come se sei professionista. Quando uno è professionista non viene seguito alla lettera, non ha il direttore sportivo che ti dice come allenarti, devi fare quasi tutto da solo. E con Umberto se riesci a passare con professionista correndo con Umberto, vuol dire che quando sei professionista andrai forte veramente, perché i sacrifici li fai da solo, non ti devono spingere. Se uno vuole passare professionista deve farlo da solo, come penso io, non deve essere aiutato come fanno tantissime squadre. Lo deve sentire in qualche modo. Se no? Da dilettante fai più il corridore di quando sei professionista non ti perdi, perché non hai la stessa, non sei seguito come quando vai con le squadre dilettanti di altre regioni. Con Umberto diciamo che cresci da solo, e se riesci a passare allora vuol acquisisci dire in qualche modo un metodo di lavoro che ti porta poi al grande salto. Grazie Andrea per questa testimonianza. Non so se dobbiamo andare in pubblicità, mi rivolgo ai nostri operatori di studio, Diego Martelli e Andrea Berardinelli. Allora la linea può tornare in regia a Danilo Cinquino e poi torneremo per l'ultima parte di trasmissione, tra poco. Allora, di nuovo in studio, c'era un ragazzo che si è seduto al volo. Allora, volevo tornare da Fabio e da Giancarlo Masini e Fabio Anobile, un microfono per favore. Allora, prima il commissario tecnico parlava di questi importanti appuntamenti che vi attendono, quindi prova di Coppa del Mondo, però ricordiamo anche che quest'anno i mondiali di paraciclismo si fanno in Italia, Sì, quest'anno in agosto, credo, no? In agosto. A Magnago in Friuli. Perfetto. Seguirò i consigli di Mario quest'anno. In Coppa del Mondo cercherò di nascondermi un pochettino, perché vado sempre bene in Coppa del Mondo, o primo, secondo. Poi quando arrivo al mondiale, pam, terzo. Mi passano sempre lì, quindi quest'anno farò però il contrario. Però sempre sul podio sei, alla fine. Sì, dai. Quest'anno il mondiale in Italia, vorrei onorare tutto il lavoro che svolgerà il figlio di Mario, Mauro Valentini, e cercare finalmente, dopo 5 anni di medaglia di bronzo ai mondiali, di vincere una medaglia d'oro. Cioè, voglio proprio arrivare al top della condizione. Cercheremo di fare il massimo del lavoro, perché il lavoro ripaga sempre, perché si vede, i sacrifici pagano, si soffrirà, ma speriamo di farcela, dai. Grazie Fabio. Giancarlo? Beh, penso che noi per via del lavoro lo sappiamo fare, io a una certa età ormai è una cosa che ho sempre pensato, e penso che sia la cosa più difficile, sia davvero, come dicevano loro, fare il professionista. Io ho fatto per 5 anni il professionista di motocross, avevo 18 anni e il gestirsi penso sia la cosa più difficile che ci possa essere. Ecco, dopo con la maturità sicuramente acquisisci quella pratica e sai quello che devi fare, la determinazione anche, ecco. E noi ormai sappiamo quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo pedalare, io purtroppo non mi posso gestire come lui, io devo cercare di andare e basta, perché le mie tappe sono qui vicine, veloci, e devo prendermi quello che posso prendermi e soddisfazioni, ecco, e rimanere sempre nell'alto della classifica
anche per il rank, così per mantenere un punteggio alto per la nazionale, ecco, che servirà per chi andrà a Tokyo, punteggi molto importanti, ecco, per quest'anno, perciò si cerca di fare il meglio possibile, ecco, di portare più, quando indossiamo questa maglia, insomma, dobbiamo onorarla sempre, ecco. Perfetto, grazie, grazie Giancarlo. Tra poco vedremo anche un servizio, la voce ci è stata prestata gentilmente dalla collega di redazione Anna Di Giorgio sulla Gran Fondo Paolo Bettini, però volevo tornare dal commissario tecnico Mario Valentini, perché un altro importante appuntamento, sempre che farà tappa anche in Abruzzo, sarà il Giro d'Italia End Bike, no? È un appuntamento importante, ci sarà a luglio a Roccaraso, quindi sempre l'Abruzzo. 22 luglio. L'Abruzzo è sempre presente. Io, questa gara che viene fatta campione del mondo, è una città che ha risposto in un modo stupendo. Maniaco di Roma, è il paese dei cortelli. La cortelleria migliore al mondo. Pensate che il pugnale di Rambo è stato fatto lì. Magari non fanno più i pezzi, quelli da battaglia, ma i veri cortelli tutto lo fanno là, un capolavoro. Io voglio rilasciarmi al discorso suo, quando dice io devo essere già professionista prima di passare, cioè uno guadagna, e Umberto viene dalla vecchia, anch'io sono così, io credo molto nella responsabilità individuale dei ragazzi, ma 20 anni fa, quando per scherzo ho preso in mano questa squadra, si cambiavano i scarpini, se l'aiutavano, dammeli che non ce l'ho. Oggi da 6 anni siamo la squadra più forte al mondo, anzi sono la squadra più forte al mondo, e abbiamo i magazzini pieni di roba, insomma, questo è stato molto importante. Io faccio un appello, ho visto, ritornando al discorso originale, quando abbiamo detto la morte di quel ragazzo, hanno detto le cose non vere, perché dice è morto con le mani col petto, non è vero, perché lui purtroppo l'abbiamo visto con le mani tagliate. E allora io faccio un appello, ma è un anno che faccio appelli, nelle convocazioni mie, cioè per i ragazzi, è scritto portare lampeggiante sul tubo della sella. André, lo devi mettere al negozio, tutti i ragazzi, il lampeggiante. Se avete la sfortuna che ti pizzica la macchina, non paga l'assicurazione. Ti dice subito, c'hai il lampeggiante? No, e allora non pago. È successo a noi. Allora il lampeggiante è una cosa che si vede. Qui ci sono anche delle gallerie nella zona, la galleria in curva, la galleria buia, non vedi. Allora il lampeggiante è importante, costa 1 euro, 2 euro, costa pochissimo. Come prendete un integratore? Comprate, perché io, a parte il fatto che lo renderei obbligatorio come federazione, perché mondiali se ne vincono tanti, ma la morte di un ragazzo non paga nessun titolo che si possa vincere. E allora, e poi quando muore un ragazzo, faccio una pagina così grande, come lo trovano positivo. Poi quando si vince un campionato del mondo, come è successo, nessuno ne parla, si parla di altre cose. Ecco, perciò la prevenzione non è mai troppa. Questa è la mia idea. Questo è un appello importante che a sempre, cui teneva Paolo, molto il commissario. Fallo tecnico, sempre, sempre, perché è importante, importante. Non è un grande costo, se fosse un grande costo lo posso capire. Poi il giorno della gara, perché i ragazzi hanno fermato la polizia, dice noi abbiamo il tesserino, e gli ha detto tu c'è poi questo tesserino, corre, ma la strada non ti permette che tu col tesserino. Poi quando state in coppia, se c'è l'ammiraglia dietro va bene, ma se non c'è l'ammiraglia dentro, state in fila indiana, il cambio a destra, non il cambio a sinistra che arriva la macchina, che non sa se uno arriva all'improvviso. Io queste cose lo dico da anni. Consigli per la sicurezza sicuramente. Io sono nonno, capito? Da seguire. Allora, come detto, adesso andiamo a vedere quello che è successo con una breve cronaca alla Gran Fondo Enrico Paolo Bettini, una Gran Fondo molto partecipata, circa 1300 i corridori provenienti da tutta Italia, c'era anche una squadra abruzzese, noi sappiamo questo, il team della Melania, che la scorsa settimana è stato qui Vladimiro D'Ascenzo, che ha corso anche in Toscana, tra l'altro quarto posto. Sì, ma come sempre noi ringraziamo l'ora del
ciclismo, Christian Bom, Christian per questa Bom, nostra per questa immagine, collaborazione, no? Che abbiamo ogni settimana una delle gare più importanti delle gare più importanti del panorama ciclistico amatoriale nazionale, le avremo a disposizione grazie appunto all'ora del ciclismo e a Christian Bom. Sì, c'era Vladimiro qui con noi la scorsa settimana, che aveva vinto l'Ascoli Loreto davanti a un grande Pierpaolo Addesi, a cui voglio fare veramente i complimenti, perché l'Ascoli Loreto è una delle corse più importanti che c'è in Italia e Pierpaolo l'ha onorata al migliore dei modi. Poi peccato Pierpaolo, perché non è dipeso da te, è sbagliato strada alla fine, però può valere come una vittoria, no? Questo lo possiamo dire prima di vedere la Bettini. No, non ho sbagliato strada, mi stai dicendo il commissario ha sbagliato strada? No, diciamo che... sei andato lungo una curva, dai. Sono andato lungo perché... Ma sei una rotatoria, no? No, io praticamente su una leva ho due freni, quindi comunque non posso modulare la frenata, ho pinzato un po' troppo forte. Vale come una vittoria e però, Sono andato dritto perché ho dovuto lasciare perché si è bloccata la ruota dietro. Comunque ho sentito tante storie perché magari Vladimiro non mi ha aspettato perché si è accorto dell'errore. Io lì per lì ho detto anch'io, mi poteva aspettare, ce la giocavamo in volata. Il giorno dopo ho detto ha fatto bene perché avrei fatto uguale. Cioè me ne sarei andato anche viva la sincerità, no. Basso l'ipocrisia. Poi stiamo parlando comunque di Vladimiro D'Ascenzo, tanto di cappello, perché non è uno non è uno che non conosciamo, quindi al 90% avrei perso anche in volata. Credo, Danilo, che abbiamo proprio le immagini di quella. Sì, abbiamo le immagini proprio di questo pezzettino. Visto che ne abbiamo parlato, l'ha tirato fuori Pierpaolo il discorso, io lo vorrei proprio far commentare a Pierpaolo Addesi, perché comunque stiamo parlando di una delle corse più prestigiose. Primo Vladimiro D'Ascenzo, che è stato ospite da noi la scorsa settimana. Secondo è arrivato Pierpaolo Addesi, Team GoFast, no Pierpaolo? Siete andati via nella salita dopo una fuga che avete iniziato in pianura, tu sei rimasto a ruota di Vladimiro e poi peccato per queste cose. La mia domanda è se avresti firmato prima per un secondo posto alla Ascoli Loreto. Ma tu sai che io corro sempre in appoggio degli altri, quindi comunque io prima di partire non penso mai al risultato, al podio, perché non è il mio ruolo. Poi mi sono trovato in una situazione, ero davanti e... No, adesso Valentini ci deve spiegare perché ride. No, ma quanto io ho sbagliato la località dei campionati italiani, ma lui ha sbagliato una corsa. No, vabbè, ha sbagliato una curva in qualche modo, o comunque poi ci ha spiegato che è una questione di freni, no? No, vabbè, lì è stato un errore di freni, vabbè. Guarda come pedala, oh. Comunque, bello, vabbè, dai. Può succedere, no? Io dico sempre che ero lì davanti, quando è partito Vladimiro in pianura... gli sono andato subito dietro, ero davanti a tirare, quindi Andrea era lì, quindi l'ha vista come è uscita la fuga, e mi sono trovato in una situazione che non avevo preventivato per nulla. Poi normale, sei in fuga, ho cercato anche di risparmiarmi abbastanza, non lo nego, perché sapevo che poi in salita lui avrebbe fatto sicuramente la differenza. Senza voler fare polemica, ma solo per far dire anche la tua, Vladimiro la scorsa settimana era seduto al posto tuo, ha detto in volata penso di essere un po' più veloce di Pierpaolo. Vabbè, io faccio le volate da seduto, credo che non è difficile riesce, trovare uno più veloce anche di me. Se si riesce, se potrebbe andare fuori sella bene, cioè, potrebbe normale, anche muscoli diversi, cioè, quindi... battermi non è che semi, il mio problema è proprio la volata, però sai come la penso, che dopo 100 km di corsa e magari io ero un pochino più fresco, i sei ma vanno a quel paese, lì non c'ero, quindi non si può dire, allora, ma sicuramente avrei perso. Perfetto, grazie Pierpaolo. Dobbiamo mandare il servizio che avevo annunciato, appunto la Gran Fondo, Paolo Bettini, sentiamo. In 1300 a pedalare al fianco di Paolo Bettini, il due volte campione del mondo e oro olimpico. La corsa è la 21esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini, un'edizione che oltre al record di partecipanti ha regalato tante emozioni, a cominciare dal ricordo degli amici che non ci sono più, come Ilaria Rinaldi. In sua memoria si è levato nel cielo azzurro un palloncino bianco con il numero 8, il dorsale con cui Ilaria ha vinto per l'ultima volta la corsa. In griglia, sul traguardo, accanto a Bettini tanti campioni di ieri e di oggi, come l'amico di tante avventure Luca Paolini, il professionista Matteo Pelucchi, compagno di squadra del campione del mondo Peter Sagan, e poi l'ex professionista toscano Massimo Codol, ora direttore sportivo del team D'Amico, qui con i suoi corridori Francesco Bettini, nipote di Paolo, e Angelo Raffaele. Con loro tantissimi appassionati provenienti da tutta la Toscana, da molte regioni d'Italia e anche dall'estero,
all'estero, con atleti di Belgio, Russia, Lituania, Gran Bretagna, Svizzera e Canada, per una Green Fondo sempre più apprezzata e sempre più internazionale. Per quanto riguarda la cronaca della gara nel percorso di medio fondo, 85 km, in campo maschile ha vinto Giacomo Sansoni sulla coppia Stefano Nicoletti e Carlo Muraro. Tra le donne, successo di Claudia Bertoncini su Sara Gallanti e Irene Zirone. Nella prova regina, la gran fondo di 133 km tra gli uomini, al termine di un testa a testa emozionante durato per molti chilometri, ha vinto Diego Frignani su Giampaolo Busbani, terzo staccato Federico Pozzetto. Da segnalare l'ottimo quarto posto dell'abruzzese della Melania, Vladimiro D'Ascenzo, in gran forma e reduce dal successo dell'Ascoli Loreto. Tra le donne merita l'applauso la bravissima Simona Parente, che ha fatto gara a sé rifilando ben 12 minuti alla seconda Cristina Coletti, terza Sonia Passuti. L'appuntamento con la Gran Fondo Bettini è per la 22esima edizione. Bene, queste erano le immagini, siamo quasi in chiusura. Vi ricordo che però alle 22.30 ci sarà una trasmissione di calcio a tutto campo, in studio ospiti di Pierluigi Vasile, Walter Nerone, Benedetto Casbarro, Massimo De Liberis, William Giassumino e Fernando Guarino. Ore 22.30 con la trasmissione a tutto campo. Allora, abbiamo davvero pochi minuti, voglio far concludere anche questi ragazzi, ma partiamo dal commissario tecnico. Grazie. No, grazie. Queste trasmissioni fanno bene a tutti, perché il ciclismo ha bisogno delle grandi televisioni, delle piccole televisioni, perché deve entrare nelle case, perché a livello nazionale non è che ci danno molto ascolto. Vediamo solo le grandi manifestazioni, vediamo tante gran fondo con due o tre corridori che stanno in fuga, che durano 7 ore. Io pago il canone, ma io voglio vedere anche il campione italiano juniores, il campione italiano dilettanti, il campione italiano, e questo non è giusto secondo me. Poi magari di quei tre che vanno in bicicletta non sai chi è che vince, perché c'è qualche controllo doping, che fortunatamente siamo la settima federazione per il doping e noi facciamo le cose bene. E se ci fossero più controlli in certe gare saremmo ventesimi. Ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlare di questo sicuramente. Allora, volevo far concludere a nome dei ragazzi Tiziano Onesti, Arancucine. Ma un messaggio, un ringraziamento, quello che vuoi, Tiziano. Ma ringraziamento a voi perché ci avete ospitato, e poi anche a noi per darci, come diceva Mario, la visibilità, perché molte volte a livello locale qualcuno, vabbè, sa, si conosce Aran, però qualcuno non conosce effettivamente chi sono gli atleti che compongono la squadra, e queste trasmissioni danno possibilità di far conoscere i ragazzi. Perfetto, grazie agli ospiti di questa sera, grazie agli operatori di studio Diego Martelli e Andrea Berardinelli, e anche al regista Danilo Cinquino, naturalmente grazie a Enrico Giancarli, il collega di redazione, e all'Aran Cucine, e in bocca al lupo a questi ragazzi, a Fabio e Giancarlo, atleti plurimedagliati del paraciclismo. È davvero tutto per questa seconda puntata di Bici Mon Amour. Questa trasmissione tornerà giovedì prossimo, sempre in rigorosa diretta a partire dalle 20.45. A risentirci.